Buongiorno lettori e lettrici, io sono Elena e voi siete su Elena in Bookland. Oggi vi porto un tag, è da un pochino di tempo che non vi porto dei book tag, a parte forse quello che ho fatto insieme alle mie amiche qualche tempo fa, che se ancora non avete visto vi suggerisco di andare a farlo perché è spassosissimo, ve l'ho incluso nelle schede, ed in particolare si tratta del No Disclaimers Book Tag, in cui sono stata taggata da Clarissa a questione di libri, a cui mando un grande bacio. E si sa che se Clarissa chiama non possiamo fare altro che rispondere, insomma. Si tratta di un tag che è stato portato su BookTube Italia da Miss Fiction Books e Elena di Miss Nerili. E quindi in realtà sta circolando molto qui sul tubo, però ovviamente io arrivo sempre un pochino in ritardo, però come si dice, meglio tardi che mai. E di base sostanzialmente, dato che è un tag che si basa molto sulle unpopular opinions, non bisogna giustificarsi, ecco, non disclaimer, nel senso che appunto non bisogna fare disclaimer e quindi rispondere e basta, perché magari proprio perché sono delle unpopular opinion, il più delle volte no, ma perché io la penso così, perché così colà, ci sentiamo tra virgolette obbligati a giustificarci, invece in questo caso insomma bisogna dare le risposte più secche, quindi spero che sia un tag anche abbastanza veloce, insomma molto chiacchiericcio, in cui molti di voi mi odieranno perché appunto saranno risposte impopolari, però ecco, vogliatemi bene lo stesso, insomma. Ma bando alle ciance, io direi di cominciare subito. La prima domanda chiede: qual è il cliché che ti dà maggiormente fastidio all'interno dei libri? Allora, sono tanti i cliché che mi danno fastidio, però devo dire che in generale una delle cose che più odio all'interno dei libri è il finale perfetto, quindi tutti vissero per sempre, tutti felici e contenti, che un pochino può snaturare anche le storie più importanti. Questo perché io sono dell'idea che in generale è vero che ci sono dei casi in cui il finale positivo ci sta bene, però ecco, quando la costruzione è troppo positiva mi dà fastidio. Questo dipenderà probabilmente anche dal fatto che io leggo soltanto libri deprimenti e quindi poi quando sbuca questo finale felice un pochino mi stona con quello che è il contenuto del libro, però in generale insomma sono dell'idea che il finale debba essere credibile. Il lettore non è contento per forza quando ha la pappa pronta e tutti quanti sono felici, il lettore è contento anche quando la storia è credibile e vi si può immedesimare. Quindi in questo senso sarà per questo che magari mi piacciono scrittori come Martin, in cui improvvisamente, e qui faccio uno spoiler ma spero che non lo sia dopo tutto questo tempo, il protagonista, ovvero Ned Stark, muore alla fine del primo libro. Quindi insomma, in questo senso mi piacciono i libri più realistici e quindi bando ai finali troppo felici, perché appunto non sono credibili e mi fanno detestare la maggior parte dei libri. La seconda domanda chiede: quale autore pensi che sia sopravvalutato? Non devo fare disclaimer, quindi io vi dico semplicemente Jane Austen. Perché appunto secondo me i suoi libri si somigliano molto e esistono dei classici di livello superiore, ma non è che mi fa schifo la Austen, questa cosa ve la dico sempre, diciamo semplicemente che è sopravvalutata, ecco, c'è di meglio in circolazione e non dico altro perché appunto poi mi sento in obbligo di giustificarmi e vado fuori tema. Andiamo avanti con la terza domanda che chiede: quali sono i libri che ti sono piaciuti di meno da quando hai aperto il canale? Allora, il mio canale ha circa un anno di vita e devo dire che appunto nel corso di quest'anno sono state tante le letture che ho affrontato, ma è stato anche un anno estremamente positivo, quindi la maggior parte dei libri che ho letto sono stati libri che ho apprezzato. Tuttavia però ci sono state due grandissime delusioni, connesse più che altro alle aspettative piuttosto alte che avevo. Non saranno una sorpresa per voi perché in realtà sono libri di cui ho già parlato, però appunto ve li ricito ben volentieri. Il primo è La Ferrovia Sotterranea, che appunto ho presentato anche, se non sbaglio, nel video dedicato ai 5 libri che tutti amano tranne me, che tra l'altro ho girato insieme a Clarissa, quindi in caso siete interessati ve lo linko su nelle schede. E appunto si tratta di un libro che mi ha profondamente deluso, principalmente perché la trama mi è sembrata eccessivamente piatta, di base mi è sembrato che non succedesse veramente nulla, e le mie aspettative erano altissime perché questo libro addirittura ha vinto sia il Pulitzer che il Man Booker Prize, quindi uno veramente si aspetterebbe il libro della vita, ma per quanto mi riguarda non è stato assolutamente così.
Ma no, disclaimer, passiamo al secondo libro. L'altro libro che mi ha molto molto deluso è Le 8 montagne di Cognetti. Di nuovo, in questo caso, l'aspettativa è connessa ad un premio, perché appunto sappiamo che Le 8 montagne ha vinto il premio Strega, ma a quanto pare io non vado d'accordo con le giurie che assegnano i premi letterari, perché appunto anche Le 8 montagne non mi è piaciuto, o meglio, mi ha deluso. Perché per quanto sembrasse che la scrittura volesse andare verso una certa direzione, e quindi si trattasse di una scrittura molto lineare, pulita, su una storia concreta che effettivamente potremmo incontrare nella vita di ciascuno di noi, allo stesso tempo poi c'è stata questa svolta finale, questo cambio di direzione decisamente troppo netto sul finale, che comunque un pochino mi ha deluso, perché se da una parte c'era una storia realistica, il finale mi è sembrato veramente poco credibile. La quarta domanda è connessa alle saghe e nello specifico chiede quale finale secondo noi ha rovinato la saga nella sua interezza. In questo senso anche io mi devo accodare a Clarissa perché non ho una vera risposta. In generale non leggo tantissime saghe, però poi in generale quelle che sono state le saghe che ho affrontato più recentemente, di cui magari ho un ricordo un pochino più nitido, non mi hanno assolutamente deluso nel finale, anzi, probabilmente se leggessi più saghe ci sarebbe sicuramente qualche delusione in più, però purtroppo appunto non ho materiale per poter rispondere a questa quarta domanda. Passiamo quindi subito alla quinta domanda, che chiede quale personaggio avresti voluto che non morisse. Allora, in questo senso, se non avete letto Divorare il cielo di Paolo Giordano, vi invito a saltare questa parte perché appunto sarà senz'altro uno spoiler. Questo perché la morte in questione si manifesta proprio all'interno di questo libro nella parte finale, ed in particolare mi sto riferendo alla morte del protagonista Bert, che appunto viene a mancare nella parte finale del libro, e la sua morte è stata l'unica cosa che effettivamente mi ha fatto un pochino storcere il naso all'interno di un romanzo che invece ho saputo molto apprezzare. Quindi, visto che la morte di questo personaggio non toglie, non aggiunge nulla secondo il mio punto di vista, secondo me sarebbe potuto tranquillamente rimanere in vita per mostrarci poi effettivamente nell'ultimissima fase del libro cosa sarebbe potuto cambiare in positivo. Diciamo che in generale, come dicevo all'inizio, a me i finali felici non piacciono, quindi magari se muore un personaggio si generano determinate reazioni, gli altri personaggi rispondono in un certo modo, quindi è una cosa molto realistica che mi piace guardare. Però è pur vero che mettere così le morti a caso può avere comunque un risultato negativo, quindi deve essere tutto sempre lineare per quanto mi riguarda. Andiamo avanti con la domanda numero 6, se non erro, che chiede quali sono le cose che più ti infastidiscono all'interno dei libri. Allora, come dicevo all'inizio, a parte i finali troppo felici e troppo scontati e quindi poco realistici, un'altra cosa che non mi piace sono i personaggi banali e soprattutto in generale io preferisco i libri in cui si dà più spazio alla dimensione psicologica dei personaggi piuttosto che magari al contorno. Non è una regola assoluta, nel senso che voi sapete che io in generale leggo veramente qualsiasi cosa, però appunto quando c'è una dimensione psicologica predominante il libro mi piace di più e quindi di conseguenza personaggi vuoti o comunque soltanto accennati non mi piacciono affatto. Altra cosa che non mi piace troppo nei libri è quando lo stile diventa pretenzioso, perché un conto è scrivere un libro bene in modo da poter attirare su di sé i vari lettori, un conto è quando lo stile diventa addirittura più importante del contenuto stesso, rendendo quindi anche le storie potenzialmente più interessanti troppo pesanti e di conseguenza poco fruibili. Quindi, ok, lo scrivere bene, ma non dimentichiamoci i contenuti. La domanda successiva, ovvero la domanda numero 7, chiede quali libri pensi che dovrebbero essere più conosciuti? Allora, in generale devo dire che negli ultimi anni sto leggendo libri che fortunatamente circolano abbastanza all'interno del pubblico, ma se proprio dovessi fare una scelta mi sento di citare due saghe fantasy. La prima è quella con cui vi ho assolutamente rotto le scatole di più in assoluto, ovvero la saga di Mistborn, di cui io parlo in continuazione, ma gli altri non ne parlano veramente mai ed è un vero peccato. Quindi di conseguenza anche in questo caso torno a citarvela perché secondo me ha dell'originale nonostante la semplicità della trama. E la seconda saga fantasy invece è conosciuta ma soltanto per il suo primo volume, ovvero la saga di Eragon. Eragon, da cui è stato tratto anche un film che fa schifo, aperta e chiusa parentesi, e proprio per questo appunto è una saga che viene un pochino messa da parte perché il film ha trasmesso un messaggio negativo, ma in realtà questa saga, per chi non lo sapesse, si compone di ben 4 volumi, quindi automaticamente, soprattutto se siete
nella fase del liceo, ecco, quindi se siete un pochino più giovani di me, secondo me è una saga che ha un buon valore, soprattutto all'interno dell'odierno mercato dei fantasy, che comunque secondo me sta un pochino perdendo, quindi di conseguenza è bello ricacciare delle cose che secondo noi possono essere più apprezzabili. Infine, l'ultima domanda chiede: che cosa ne pensi della censura? Penso che la risposta in questo caso sia scontata. È chiaro che quando ci viene presentato un prodotto, quel prodotto ha subito tutta una serie di fasi durante le quali lo scrittore, il creator, il regista, eccetera, eccetera, hanno messo insieme dei pezzi con l'idea di creare un prodotto finito che a loro parere possa essere apprezzato. Nel momento in cui questo prodotto all'interno di questa componente viene sottratto un pezzo, è chiaro che l'idea iniziale del regista, il creator, lo scrittore verrà assolutamente in meno. Anche la scena più insignificante agli occhi di chi va a censurare può effettivamente fare la differenza, quindi assolutamente la censura va a distruggere l'idea iniziale, e ribadisco, anche quando si tratta di piccole parti, perché se il regista sceglie di inserire quella parte, se il lettore, scusatemi, se lo scrittore sceglie di inserire quella parte, evidentemente un motivo c'è, quindi lasciamo i prodotti per quello che sono, altrimenti non riusciranno mai a raggiungere il pubblico come coloro che l'hanno creati desideravano, assolutamente, quindi non c'è veramente poco da dire, ragazzi, la censura è una grandissima porcata, quindi assolutamente no alle censure. Bene ragazzi, questo tag è finito, io spero che vi sia piaciuto, è stato molto veloce perché appunto ho cercato di non fare disclaimer come la consegna chiedeva, e a questo punto è arrivato il momento di taggare. In realtà ho visto che questo tag l'hanno riproposto tantissimi canali, quindi io ci provo a taggare, ma non assicuro che effettivamente queste persone, cioè non sono sicura se effettivamente queste persone hanno fatto questo tag o meno. Voglio taggare Lucia dei Sentieri della Letteratura, che se non sbaglio l'ho già fatto in realtà, però io ci provo, Lucia, se l'hai già fatto ti voglio bene lo stesso, un bacione. Il secondo tag invece è per il canale Schiuma di Parole, ovvero per Danilo, che sono quasi sicura invece non l'abbia fatto, mentre il terzo tag è per la mia amica neo arrivata su YouTube, ovvero Roberta del canale R Dantes, che invece sono sicura che non l'ha fatto. Quindi io ho buttato lì un po' di nomi, spero che vi faccia piacere replicare questo tag, se non vi fa piacere vi voglio bene lo stesso. Detto questo, ho detto veramente tutto, a me non resta che mandarvi un grande bacio e ci vediamo domenica prossima. Ciao!